buongiorno a tutti e grazie intanto per esservi collegati con noi questa mattina, per esservi ritagliati questa finestra di confronto e di approfondimento con noi su uno dei comparti che sta trainando la nostra ripresa economica, la ripresa economica del nostro paese. Come sapete, per quanti conoscono già i nostri Industry EduLab, SACE quest'anno ha lanciato questo nuovo format nato con l'obiettivo proprio di raggruppare un cluster di aziende dello stesso settore, quindi che sono accomunate dagli stessi interessi, dalle stesse affinità settoriali, per ragionare insieme su quelle che sono le opportunità, ma anche le sfide della propria filiera. Questo con l'obiettivo di rafforzare da un lato la nostra conoscenza quelli che sono appunto le sfide da vincere in questa fase di ripartenza, farlo con anche una maggiore conoscenza di quelli che sono i prodotti e le soluzioni del mondo SACE, ma anche facendoci accompagnare in queste chiacchierate, in questi approfondimenti da chi la filiera la conosce. Oggi parliamo di industria chimica e farmaceutica, lo facciamo con Alessandro Terzulli, il nostro chief economist, molti di voi lo conoscono già, il presidente di Federchimica, il dottor Lamberti, e il presidente di Farmindustria, il dottor Scaccabarozzi. Con noi ci sarà anche il dottor Busiello, che invece ci aiuterà a disegnare un quadro un po' più definito, una panoramica un po' più definita rispetto a quelle che sono, come vi dicevo, le soluzioni messe in piedi dal gruppo SACE. Sono tanti gli argomenti di cui parleremo questa mattina. Parleremo della ripartenza dell'industria chimica tra sostenibilità e innovazione digitale, parleremo della farmaceutica made in Italy tra manifattura d'eccellenza e formazione specialistica, quindi abbiamo veramente tanti tanti spunti sui quali raccontarci e confrontarci. Con Alessandro Terzulli cercheremo un po' di capire quelli che sono i nuovi trend, gli scenari internazionali dell'industria della chimica e della farmaceutica, tenendo chiaramente a mente anche quello che è il ruolo strategico che ha ricoperto nell'annus horribilis della pandemia. Quindi Alessandro, buongiorno intanto e a te la parola. Buongiorno a te Mariangela, grazie sempre per le tue gentili introduzioni e presentazioni. Buongiorno a tutti, ovviamente grazie per la vostra partecipazione. Proprio veramente due parole velocissime introduttive su quella che è un po' la nostra view sulle esportazioni dei due settori che oggi esaminiamo, la chimica e la farmaceutica, di sicuro due settori che non possono essere considerati come un unicum, ma che però hanno chiaramente diverse cose in comune. Ci concentreremo prevalentemente sull'export, non solo un po' in una chiave di ricognizione di come le cose sono andate nella pandemia rispetto ad altri settori, singolarmente per la chimica, alcuni suoi comparti e poi per la farmaceutica, anche in chiave prospettica, non tanto con l'idea di dare indicazioni puntuali, ma di contribuire però con una serie di ordini di grandezza attraverso le previsioni dell'export italiano che noi facciamo ormai su base ricorrente da anni e per cercare insomma anche un po' di capire in termini di vendita all'estero dove nel 21 e anche nel 22, come chiuderemo il 21 e dove andremo insomma nel 2022, con l'idea anche di evidenziare qualche mercato di opportunità e chiudere evidenziando magari qualche elemento più strutturale. In parte li hai citati tu, so che saranno dibattiti chiaramente importanti delle tavole rotonde, di nuovo lì non c'è la pretesa di essere esaustivi, ma di dare anche un piccolo contributo che sarà utile per la discussione successiva. Partiamo innanzitutto dal quadro. Il quadro, insomma, è quello che noi fissiamo in genere una volta l'anno, ma poi il monitoraggio lo facciamo anche più volte l'anno con l'uscita del nostro rapporto export, appunto un rapporto di previsione sull'export italiano di beni e servizi nell'ambito dei beni, anche con delle disaggregazioni tra i settori. Il quadro, diciamo, che vedevamo a metà settembre, un quadro che vediamo ancora oggi, anche se in effetti, se questo quadro dovesse sostanzialmente poi discostarsi dal dato finale del 2021, sarà per difetto più che per eccesso, e questo non potrà che farci piacere. Fondamentalmente, ciò che noi vedevamo, insomma, nella prima parte dell'anno, e poi lo abbiamo pubblicato a settembre per l'export italiano, era non solo una ripresa, qui stiamo parlando di export italiano di beni espresso in valore,
valore, quindi teniamo conto sia di una quantità che di un prezzo, con una crescita appunto dell'11,3% nel 2021. Quindi questo non solo a conferma di un buon rimbalzo statistico dovuta ovviamente a quella che è stata poi la contrazione che abbiamo visto lo scorso anno, ma anche a delle condizioni di domanda che sono solide grazie anche a delle campagne vaccinali che, seppur eterogenee a livello mondiale, hanno dato dei risultati in termini di capacità di spesa dei consumatori, soprattutto delle imprese negli investimenti, e questo si riflette sull'export italiano. Non è quindi solo una ripresa, è un recupero pieno di quanto perso, consentitemi di usare questo termine, nel 2020, quando l'export rivisto recentemente dall'Istat ha fatto meno 9,1%. Quindi secondo noi con questo più 11,3% dovremmo chiudere a 482 miliardi, sopra, anche se di poco, rispetto al 2019. Ecco, lasciatemi anche dire che questo può essere un numero che, se vogliamo, è un po' conservativo, perché nei primi 9 mesi dell'anno, rispetto ai primi 9 mesi del 20, l'export italiano viaggia un più 20,1%. Sarebbe bello crescere oltre il 30%. Sappiamo che negli ultimi mesi dell'anno anche la base statistica di confronto con l'anno precedente verrà un po' meno, ci sarà sicuramente, insomma, un rallentamento. E chiaramente questa dinamica non l'osserviamo dal lato dei servizi. Per la natura della crisi, i servizi sono più penalizzati, non solo con un negativo più forte lo scorso anno, ma anche con una ripresa che per fortuna c'è, ma chiaramente è più debole, e il pieno recupero si manifesterà solo nel 2022. La nostra previsione per i servizi del 21 è un più 5,1%, chiaramente inferiore a quanto vediamo per i beni. Qui vogliamo dare giusto delle idee sul quadro, arriviamo poi subito ai beni intermedi e soprattutto alla chimica e alla farmaceutica. Quindi i numeri aggregati sono dei numeri molto positivi. Dentro questa aggregazione però ci va letta, perché la ripresa, ma soprattutto la capacità di recupero, ossia di ritornare a livello pre-crisi, non sarà uguale tra tutti i mercati e non sarà uguale per tutti i settori, soprattutto sostanzialmente a livello di principali raggruppamenti di industrie. Ecco, possiamo dire che ad esempio i beni di consumo sono quei beni che, nonostante stiano sperimentando una ripresa, sono quelli che il recupero lo agganceranno solo l'anno prossimo. Nonostante i numeri siano buoni, stiamo facendo un po' più di fatica nel comparto delle pelli e delle calzature, nel comparto del tessile e abbigliamento, mentre molto bene quest'anno continuerà a andare l'agroalimentare, che ha tenuto bene lo scorso anno, con un traino forte dei beni di investimento e soprattutto la strumentale, e degli esempi nell'ambito di beni intermedi di ripresa solida, come ci stanno dicendo appunto i numeri. Concentriamoci appunto sui beni intermedi, nell'ambito del quale abbiamo la chimica e la farmaceutica. Ecco, qui un caveat nell'interpretazione dei dati è d'obbligo. Chiaramente sui dati storici noi riusciamo a separare chimica e farmaceutica, a vederne le diverse dinamiche, i diversi andamenti, e riusciamo anche ad andare a livello disaggregato. A livello previsivo ci piacerebbe molto farlo per tutti e due i settori, però questo ha delle complicazioni tecniche. Non vi tedio con queste complicazioni tecniche che riguardano più il modello econometrico sottostante, però ci portiamo a casa, insomma, che nell'ambito dei beni intermedi la chimica e la farmaceutica tra i nostri settori rappresentano quello più importante, 57 miliardi di export nel 20, con prospettive di crescita che rimangono positive nel 21, più 5,1, addirittura un'accelerazione nel 2022, un più 6,6. Però ecco, se noi vediamo questa slide vediamo delle dinamiche un po' diverse rispetto agli altri settori. Soprattutto nel 21, nel blocco della chimica e farmaceutica, vediamo sostanzialmente una dinamica che è più lenta rispetto a ciò che vediamo nei metalli, nella gomma e plastica, addirittura nell'estrattiva. Chiaramente qui stiamo parlando di dati in valore, ve lo dicevo all'inizio, quindi la componente di prezzo sta anche avendo certe dinamiche che già osserviamo da diversi mesi, e sta chiaramente anche alimentando, no, il valore chiaramente dell'export di questo tipo di beni. Ciò detto, però, il più 5,1% della chimica e la farmaceutica sconta anche il fatto che il 2020 per questo Unicum non è stato sostanzialmente un anno di contrazione. Non è stato grazie alla forte tenuta della farmaceutica. Chiaramente siamo stati nell'ambito di una crisi da virus, di una pandemia. La farmaceutica soprattutto ha giocato un ruolo molto molto importante. Per vedere come stiamo andando nei primi 9 mesi rispetto anche a quanto abbiamo fatto prima per i beni nell'aggregato, vediamo che rispetto a questo 5,1% che noi nel complesso vediamo per chimica e farmaceutica insieme, i primi 9 mesi ci parlano di un più
0,3%. Quindi diciamo gli ultimi tre mesi nei quali probabilmente ci sarà un rallentamento, ci dovremmo aspettare una lieve accelerazione per centrare questo target previsivo. Va però anche detto che se scindiamo il rapporto sui primi nove mesi, e questo sì lo possiamo fare, tra chimica e farmaceutica, noi sostanzialmente stiamo assistendo a un più 10,5% nei primi nove mesi per la chimica a fronte di un meno 7,7% per la farmaceutica. Però di nuovo qui l'invito è a guardare il dato anche rispetto al 2019, perché la chimica rispetto al 2019 fa più 6%, la farmaceutica ci sta segnando sostanzialmente rispetto chiaramente ai primi nove mesi del 2019, perché il confronto va fatto su base omogenea, un più 1%. Quindi nonostante ad esempio la contrazione della chimica, che in parte anche fisiologica stiamo sperimentando quest'anno, stiamo nei primi nove mesi dell'anno comunque su livelli superiori a quelli del 2019, quindi qui non c'è bisogno di un settore che deve recuperare, il recupero già c'è. Chiaramente si speri che per la fine dell'anno magari il dato negativo possa essere attenuato per la farmaceutica e migliorare ulteriormente per la chimica. Ecco, ciò detto, vediamo che volendo avere un po' la picture, quindi la view su un periodo più lungo, qui cerchiamo di sintetizzare l'ultimo decennio, tasso di sviluppo delle esportazioni di nuovo qui in valore è un tasso di sviluppo di tutto rispetto, in media anno superiore all'8%, stiamo parlando di un tasso doppio rispetto a quello medio delle esportazioni di beni italiane. E quindi questo è molto buono, richiamiamo quanto detto in precedenza, anche il 20 è stato un anno positivo, più 1,6 per poco, ma rispetto al meno 9,1% dell'export totale italiano, questo è un dato chiaramente da non sottovalutare. Come io ho già detto, è stata trainante la farmaceutica rispetto alla chimica, i ruoli si stanno un po' invertendo invece quest'anno. Interessante anche un minimo di confronto, anche di nuovo per gettare degli elementi di riflessioni per gli spunti che ci seguiranno, nel confronto con i principali peer europei, e siamo diciamo in termini di valori della produzione quantomeno dietro a Germania e Francia, poi le specializzazioni sia all'interno chiaramente della chimica che della farmaceutica sono diverse, un 57 miliardi, siamo avanti alla Spagna, questi 57 miliardi ci rappresentano un 13% del nostro export italiano. Fra le destinazioni che stiamo vedendo sostanzialmente più dinamiche sia per la chimica che per la farmaceutica, ci sono chiaramente i nostri primi tre mercati di sbocco, qui andiamo quindi sui mercati molto tradizionali, Stati Uniti, Germania e Francia, si segnalano le buone performance in Belgio, ma chiaramente il Belgio lo dobbiamo prendere molto con cautela, soprattutto per la farmaceutica, perché sappiamo il suo ruolo di importante hub logistico nell'ambito UE, soprattutto per la farmaceutica. In parte questo ruolo lo ha anche la Svizzera, anche se non è proprio detto così rispetto al Belgio. Ci sono anche chiaramente per questo comparto, soprattutto per la chimica, forse un po' meno per la farmaceutica, alcuni mercati avanzati di sicuro interesse. E parliamo di mercati emergenti come la Cina, l'India, insomma su questi varrebbe la pena quasi dedicare un evento a sé stante. Chiaramente parliamo di mercati da grande potenziale di domanda, ma come magari dirà chi mi seguirà, di non facile approccio, insomma, per tutta una serie di ragioni. Non per questo ovviamente non dobbiamo andare a cogliere lì il potenziale che c'è. Ecco qui un po' una disaggregazione del dato, semplicemente per far vedere che nell'ambito dei 57 miliardi sono molte le voci, no? E poi la disaggregazione che ci fa capire anche le dinamiche un po' più fine, però ecco, vedete che nel blocco unico dei 57 miliardi di chimica e farmaceutica i prodotti farmaceutici pesano il 55%. Se volessimo addirittura andare a scomporre ciò che è qui dentro, i medicamenti presentati sotto forma di dosi, queste sono le classificazioni settoriali dell'export, pesano 3/4 fondamentalmente di questa voce qui, seguiti da sangue, sieri e vaccini. Tra l'altro la voce dei vaccini è particolarmente importante per ciò che la pandemia sta comportando e continuando ancora ora. Nella chimica abbiamo il traino della voce che, se vogliamo, un po' residuale dei prodotti vari della chimica, ma anche gli organici stanno andando bene, buone le performance di sapone e cere, chiaramente la detergenza che includiamo nella chimica anque a seguito della pandemia e delle conseguenze che sta avendo, chiaramente ha avuto una certa domanda anche a livello internazionale. Interessante qui notare per il discorso farmaceutica, in parte forse anche per quello chimico, questo vale più per la farmaceutica, come non stiamo parlando di un tipico settore di specializzazione italiana, ma parliamo ad esempio di un settore dove la dinamica dell'export è andata particolarmente bene negli ultimi
ultimi anni. È vero, ci sono molte multinazionali estere che vengono qui a produrre, però questo è un aspetto che secondo noi, almeno in SACE, non va sottovalutato. Non siamo un paese troppo attrattivo, in questo settore attraiamo investimenti esteri, abbiamo indubbiamente delle skill e delle competenze interessanti e questo è molto buono, e da non sottovalutare il fatto che abbiamo una serie di medie imprese, e questo nella farmaceutica ma soprattutto anche nella chimica, che poi sono molto internazionalizzate, molto competitive, spesso leader nelle loro produzioni. Qui penso, non l'ho citata prima, anche a tutta la chimica sostanzialmente specialistica. Benissimo, ci ho detto, ecco, cerco di chiudere sperando di non essere andato lungo con i tempi, in modo tale da non ritardare gli interventi che mi seguirà. La dinamica dell'export, ecco, quindi vi dicevo, un po' in controtendenza a quello che vediamo per l'export di beni in generale e a quello per il comparto degli intermedi. Questo però è un fattore che nell'ambito un po' della ripresa e del recupero sostanzialmente dell'export, sia della chimica e della farmaceutica, ci preoccupa un po' meno, considerata la performance relativamente positiva di tenuta del 2020 e con prospettive per il 2022 con il più 6,6% che vi commentavo prima, che sono di assoluto rilievo rispetto ad esempio sostanzialmente a una media che prevediamo per l'export italiano di beni nel 2022 di 5,4%. Bene, un po' di punti strutturali e veramente chiudo, li do più come pillole per spunti di riflessioni successive. Le criticità produttive e logistiche, se ne parla chiaramente da tempo, di nuovo non c'è il tempo di approfondirle, però la chimica e la farmaceutica vi sono esposte, il rialzo delle materie prime energetiche nella misura in cui sarà meno temporaneo, più persistente, qui chiaramente gli analisti si stanno cercando di sbizzarrire per cercare di capire la natura di questi aumenti, in particolare i prezzi del gas naturale e dell'elettricità avranno un riflesso chiaramente sul settore, unito ad alcuni problemi della logistica, questo potrà avere un impatto sulla produzione e sull'export. Noi riteniamo che sia prevalentemente di tipo temporaneo, chiaramente non facile nel breve perché può andare a intaccare la marginalità delle imprese, però qualche piccolo segnale positivo lo vediamo, ad esempio nella logistica, dove abbiamo visto che i noli, pur rimanendo alti, stanno arrivando a un livello di picco, stanno iniziando a scendere. Presto forse per dire che c'è un'inversione di tendenza, però il segnale potrebbe essere interessante. Il tema strutturale a transizione green sarà toccato ampiamente oggi. Io mi permetto solo di citare questo punto di vista, il tema dell'idrogeno, sempre più dibattuto, chiaramente di non facile approccio. Beh, per la produzione di alcuni prodotti chimici di base questo già viene usato, l'ammoniaca, insomma l'etanolo. Chiaramente il tema dell'idrogeno verde diventa importante in generale come paese rispetto poi ai piani che stiamo predisponendo a questo punto di vista, ma anche per la decarbonizzazione chiaramente del settore chimico. Gli obiettivi europei, non solo quelli del Green Deal, quindi il raggiungimento delle emissioni nette zero al 2050 con tutto ciò che la COP26 ha comportato, le sue luci ed ombre, ma anche ad esempio un richiamo alla Commissione europea, alla strategia farmaceutica chiaramente per l'Europa, tutto ciò che questo vuole dire non solo quindi in termini green ma anche in termini di innovazione, di maggiore innovazione per le terapie, la cura dei pazienti anche al di fuori del tema sostanzialmente pandemico, cosa che speriamo nel 2022 di lasciarsi ovviamente alle spalle, lo spieghiamo tutti. E un last but not least, il nostro PNRR, è vero se ne parla tutti i giorni, però chiaramente la nostra bussola, la nostra bussola per innalzare la nostra famosa crescita, il nostro potenziale di crescita, portarlo su, andare su dinamiche più virtuose e consentirci anche di rientrare da un debito. Qui il mix di investimenti e chiaramente di riforme dovrà funzionare, e su tutti i temi dell'innovazione e della ricerca, nello specifico ambito previsto dal PNRR, la farmaceutica in particolare, ma in parte anche sostanzialmente la chimica, saranno dei settori coinvolti. Ripeto, non avevo la pretesa sostanzialmente di essere esaustivo su questo, volevo solo richiamare delle pillole che sono sicuro, insomma, poi i presidenti delle federazioni e associazioni di categoria sapranno toccare molto meglio di me, e per dare anche chiaramente degli spunti per la discussione successiva. Grazie Alessandro, come sempre con te riusciamo a fare questi voli anche molto dall'alto, molto molto rapidi ma molto efficaci, quindi come dicevi tu ci sono tantissimi spunti che ci hai lasciato, non
soltanto sulle numeriche di ripresa e di ripartenza di una filiera che è stata strategica e continua ad esserlo e che ha mostrato una resilienza sulla quale siamo riusciti veramente a appoggiare una ripresa importante della nostra economia, anche del nostro export, se consideriamo che la componente di export per quanto riguarda per esempio l'industria farmaceutica è stata molto importante, molto significativa. Il dottor Terzulli ci ha lasciato degli spunti che sono sicuramente saranno motivo di approfondimento con i due interventi che seguono, ma anche nei tavoli di lavoro che andremo poi che faremo nella seconda parte di questa chiacchierata. Abbiamo parlato di idrogeno verde, abbiamo parlato di Green Deal europeo e quindi Alessandro citava anche la strategia farmaceutica per l'Europa, che è una delle domande che sicuramente faremo al presidente Scaccabarozzi e quindi abbiamo parlato di un'industria che in realtà deve raccogliere le opportunità messe in piedi dal PNRR per rafforzare la competitività e la sostenibilità e superare anche quelle criticità logistiche e organizzative di cui parlava il dottor Terzulli. Quindi Alessandro, grazie ancora. Siamo partiti da questo quadro introduttivo fatto con il dottor Terzulli. Andiamo adesso ad approfondire anche alcuni degli spunti che Alessandro ci ha lasciato. Lo facciamo con il presidente di Federchimica, il dottor Lamberti, che ringrazio intanto per essere riuscito a ritagliarsi questa finestra con noi. Con il presidente Lamberti cercheremo di capire e di approfondire un po' quelle che sono le dinamiche della ripartenza, se è giusto parlare di ripartenza dell'industria chimica tra sostenibilità e innovazione digitale. Io chiaramente lascerò al dottor Lamberti fare anche l'introduzione su Federchimica, ma non ha bisogno di introduzioni. Federchimica è la Federazione Nazionale dell'Industria Chimica, opera dal 1916, 1400 imprese, 94.000 addetti, credo intorno alle 17 associazioni di settore, quindi è veramente un ecosistema vitale, strategico per l'economia del nostro paese. Quindi è veramente un onore, sono molto lieta sia personalmente che da parte di SACE di ospitare il presidente Lamberti. Buongiorno presidente, e le lascio subito la parola. Grazie dottoressa Siciliano e grazie per l'invito e un ringraziamento a SACE per aver voluto dedicare del tempo a uno dei settori, diciamo, strutturali importanti del nostro sistema economico, che appunto è la chimica e sicuramente anche la farmaceutica. Ecco, cosa dire? Io credo che si può partire da una considerazione di carattere molto generale, che è quella legata alla percezione della chimica, che negli ultimi anni, ancorché ci siano tutta una serie ancora di situazioni di dubbio, di condizionamenti, eccetera, però la chimica effettivamente ha assunto anche a livello di immagine una posizione molto migliore rispetto al passato. Però ci sono ancora degli elementi di scarsa conoscenza e alcuni stereotipi. Io credo che per entrare nel vivo, credo che la domanda che ci possiamo fare proprio in termini generali, anche se qui siamo tutti addetti ai lavori, è questa, no? Perché l'industria chimica è essenziale per il sistema economico italiano, ma anche in generale? Ecco, io credo che una prima risposta sia di carattere molto generale, e l'industria chimica è importante perché è un settore che è basato sulla scienza, sulla scienza, e quindi chi ha a che fare con la scienza cerca anche di anticipare i tempi per trovare nuove soluzioni, nuove proposte, nuove modalità di business, e quindi questo può essere un modello anche per altri settori. E poi la chimica
La nostra chimica italiana, ma anche la chimica in generale mondiale, è uno dei primi settori che si è globalizzato, ha sempre puntato e punta sempre di più sulla ricerca e adesso sta recependo questa sfida dello sviluppo sostenibile. Quindi questo credo che sia molto importante, perché lo sviluppo sostenibile, a nostro parere, lo si può portare avanti anche grazie alla chimica. Qui abbiamo una slide di sintesi che però lei, dottoressa Siciliano, aveva già sintetizzato. Abbiamo alcuni numeri per indicare o per dire che la chimica è poi un settore, chiamiamolo con un termine un po' desueto, merceologico, dove tutto sommato è anche bello lavorare, in quanto abbiamo un valore della produzione di circa 51 miliardi. Viene confermato il numero che è stato poc'anzi indicato come export di 30 miliardi circa. Abbiamo 111 mila addetti molto qualificati, di cui, e questo secondo me è un numero molto importante, il 95% degli addetti hanno un contratto a tempo indeterminato. In Europa siamo la terza, settore, siamo al terzo posto come settore in Europa e siamo il sesto nel nostro paese come settore, però siamo i numeri tre in Europa per la chimica. Ecco, l'altro aspetto che io ci tenevo, almeno che noi generalmente teniamo molto a sottolineare, è che la chimica è una infrastruttura tecnologica, cioè in altre parole, producendo dei beni intermedi trasferisce beni intermedi e innovazione basato sulla ricerca, e trasferisce questi prodotti e queste competenze a tutti i settori a valle. Quindi la chimica in generale, ma in Italia in particolare, quindi ha a che fare col Made in Italy, ma ha a che fare con tutta la miriade di settori specialistici a valle che possono usufruire della chimica, in quanto la chimica permette di avere o un aumento di produttività nei settori clienti, oppure avere una modifica di quelle che sono le performance dei prodotti dei clienti, e tutto sommato anche, io lo cito sempre, è un dato che a qualche anno quindi è sicuramente migliorato anche in termini di contributo alla tutela dell'ambiente. C'è questo dato che a mio avviso è interessante, che per ogni tonnellata di CO2 emessa dall'industria chimica, l'industria cliente dell'industria chimica, quindi dal tessile al cuoio, all'edilizia, eccetera, eccetera, ne risparmiano o evitano di emetterne 2,3. È un dato che è sicuramente migliorato negli ultimi anni. Quindi, ecco, l'industria chimica con questa, modalità che ho cercato di spiegare prima, dà un grosso contributo anche al discorso della sostenibilità ambientale, nel senso che è vero che tutti lo vedono come quando si parla di ambiente, è sicuramente un tema molto importante che deve essere preso con grande attenzione, con grande serietà da parte di tutti, ma per noi chimici è una parte importante della soluzione, perché solo attraverso l'utilizzo della chimica in tutti i suoi, nelle sue sfaccettature, che potremo arrivare a delle soluzioni. Qui abbiamo una slide che è praticamente una fonte Istat, quindi estremamente affidabile, che rappresenta praticamente la quota di imprese che hanno intrapreso azioni per la tutela ambientale nel triennio 2016-2018. E come potete vedere, la chimica, l'industria chimica è pesa per l'83% contro un 71% dell'industria tradizionale. Ma questo perché? Perché l'industria chimica ha questa lunghissima tradizione
di essendo un settore estremamente regolamentato, e ha fatto un grande sforzo negli anni di vedere tutto questo come un'opportunità e non come una, come dire, come una disgrazia che gli è capitata. Invece l'ha vista come un'opportunità e quindi ha avviato una serie di programmi, tra cui questo importante programma che si chiama Responsible Care, che è circa 30 anni, l'anno prossimo festeggeremo il 30° anniversario, che è praticamente un approfondito rapporto di sostenibilità di settore e con adesione volontaria delle aziende, e quindi impostando le cose in questo modo l'industria chimica e con il dato che ho detto prima e in futuro con tutte anche le provvidenze che arriveranno dal PNRR e dai regolamenti europei si porrà sicuramente come attore importante per dare un contributo fattivo al discorso della sostenibilità in campo ambientale e quindi di questa transizione verde. Io volevo solo ricordare, ad esempio, che abbiamo presenze in prima linea, sono state messe a punto e sono in fase di messa a punto per la transizione ecologica tutto il discorso del riciclo chimico che è stato inserito nel PNR, all'idrogeno di cui voi parlavate prima, a tutto il discorso dell'economia circolare. Non è stato indicato tutto l'aspetto legato ai prodotti chimici per l'industria edilizia. L'industria edilizia che sappiamo ha bisogno di, settore edilizio che ha bisogno di avere o di intraprendere un grosso processo di miglioramento e di ristrutturazione, ecco, anche lì l'intervento della chimica per migliorare dagli isolamenti a tutta una serie di altre attività legate agli edifici sicuramente porterà a dei grossi benefici. Quindi, e tutto questo credo, dato che uno degli altri temi che venivano toccati e inseriti era quello anche della trasformazione digitale, della transizione digitale, ecco, io credo che anche qua la digitalizzazione, che chiaramente riveste e ricomprenderà tutta l'industria nazionale nostra, ma credo che nella chimica abbia una particolare importanza, perché anche qua, avendo degli impianti estremamente delicati e che devono sottostare a delle normative di sicurezza e di rispetto ambientale già da tempo, questi impianti molto complessi sono sempre stati assoggettati a dei processi, chiamiamoli di digitalizzazione per la gestione dei processi. Per cui possiamo partire da questo processo di digitalizzazione che deve ricomprendere tutti i processi aziendali con un bagaglio alle spalle importante, ma soprattutto un aspetto che sarà sicuramente migliorativo, prima di tutto della sicurezza degli impianti e quindi sicurezza dei lavoratori, aspetto importantissimo per noi, per un miglioramento dei processi, quindi maggiore efficienza, maggiore efficacia, controllo legato alle emissioni, perché digitalizzando si ha la possibilità di tenere i processi sotto controllo in modo molto più puntuale. Quindi la digitalizzazione ha proprio questo, effetto combinato su sicurezza, ambiente, efficacia, efficienza, gestione delle emissioni, e quindi è un unicum che sarà sicuramente di grande vantaggio per l'industria. È chiaro che tutto questo deve essere poi accompagnato da un sistema di relazioni industriali che deve tenere conto di tutto questo, perché poi le aziende sono fatte di uomini e di donne, e quindi l'aspetto della formazione, l'aspetto dell'attenzione alla persona, l'aspetto
estremamente, estremamente importante, e qui possiamo vantare anche un track record di relazioni industriali molto, molto costruttive e basate su una reciproca fiducia, e questo porta anche a un discorso di formazione che viene fatto in modo molto, molto intenso, perché lo richiede la tipologia dell'impresa, del settore stesso. Ecco, quindi cosa dire? Per arrivare a una conclusione, prima si parlava di situazione attuale. Io non posso far altro che confermare quanto diceva il vostro economista. Abbiamo una situazione di grande tensione sulle materie prime, abbiamo grandi e importanti problemi logistici. Il tutto questo è aggravato, c'è un aggravante secondo me, che è il discorso energetico. Questo shock energetico ha un doppio impatto per le imprese chimiche, perché abbiamo da un lato, per noi le fonti fossili sono impiegate non solo a fini energetici, ma sono anche fonte di materia prima. Quindi e la sostituzione integrale di queste materie prime sulla base delle tecnologie che ci sono attualmente a disposizione in questo momento non è realizzabile. Quindi a questo poi aggiungiamo il grosso aumento dei costi delle permessi per la CO2, che sono più o meno triplicati nell'ultimo anno, e abbiamo giustamente da un lato una riduzione di quelli che sono gli investimenti nelle fonti fossili, quindi anche quelle meno inquinanti tipo il gas eccetera, e quindi tutto si scontra con un'offerta che è inadeguata. Ecco, questo è un po', diciamo, la situazione, c'è questo dualismo, no? Dove per forza è assolutamente necessario andare verso un discorso di transizione ecologica, perché dobbiamo avere cura del nostro pianeta ed è fondamentale. Dall'altro lato ci troviamo in questa situazione contingente che effettivamente, come veniva ricordato prima, e c'è la piena condivisione dei dati eccetera, effettivamente sta portando a delle situazioni di grande tensione. Quindi io credo che la prima, almeno se mi posso permettere, una prima riflessione è che questa crisi energetica deve cercare di evitare degli atteggiamenti che siano inutilmente punitivi verso le produzioni esistenti, fino a quando non ci sono dei prodotti e dei processi nuovi e non verranno sufficientemente sviluppati in modo da garantire le esigenze che il mercato richiede. Quindi la proposta di soluzione temporanea è quello di avere un mix di soluzioni in modo tale che questo possa rappresentare il modo più, diciamo, concreto possibile per arrivare poi alla sostituzione finale. In tutto questo il discorso della ricerca e sviluppo diventa fondamentale, perché senza ricerca e sviluppo noi crediamo che le sfide tecnologiche e ambientali, e quindi usare della tecnologia per superare le sfide che ci vengono proposte per appunto essere ambientalmente compatibili, ecco, la ricerca sia l'aspetto fondamentale, l'aspetto cardine su cui tutto ruota. Infatti l'ultima slide che proponiamo è proprio questa, no? L'industria chimica ha fatto un grosso salto negli ultimi 10 anni, abbiamo avuto un incremento di circa il 90% degli addetti nella ricerca e sviluppo, per cui al 2020 abbiamo circa 9.000 addetti nel settore, che rappresentano più o meno un 8% dell'occupazione, e va bene, qui c'è il paragone con l'industria che è circa il 5%. Ecco, quindi questo è un po' il quadro,
E da ultimo non posso non ricordare, perché lo ricordano tutti giustamente, che è l'aspetto delle autorizzazioni, l'aspetto della burocrazia. Lo so che dico una cosa che dicono tutti i miei colleghi, eccetera, però ecco, io volevo sottolineare il fatto che noi, essendo un settore estremamente regolamentato, con degli investimenti che sono investimenti anche molto importanti e pesanti, è chiaro che se si mette in piedi un discorso di riciclo chimico, dove viene richiesto tutta una serie di autorizzazioni e di investimenti, e poi queste autorizzazioni, dopo che tutto è pronto, vengono rilasciate dopo 23, 24, 30 mesi, con paesi concorrenti che sono a 3, 5, 8 mesi, capite che effettivamente il tutto diventa estremamente, estremamente complesso, ma soprattutto la motivazione a investire di fronte a queste cose si attenua. Ecco. Quindi il sistema paese, che vuol dire Europa, Italia, regioni, province e comunità locali. Ecco, qui bisogna veramente cercare tutti di fare uno sforzo, perché non si vorrebbe che tutti questi fondi a disposizione che vengono dati dal PNRR, più le facilitazioni, Industria 4.0, eccetera, essendoci la volontà delle imprese di portare avanti questi discorsi di investimento, poi dopo ci si scontra con questa realtà che effettivamente poi ritarda tutto. E quindi prima si diceva che i mercati non possono aspettare i ritardi burocratici. Io mi permetto di aggiungere che anche l'ambiente non può aspettare i ritardi burocratici, perché vediamo quello che sta succedendo. Quindi anche se appunto voi come istituzione potete dare un contributo per far presente questo aspetto, noi ci proviamo in tutti i modi, ma perché credo che anche l'ambiente veramente non possa aspettare. Ecco, e con questo io mi sento di concludere e ringrazio ancora per l'opportunità che è stata data a Federchimica di poter esporre magari un po' brevemente e con dei dati un po' quello che noi siamo e quali sono un po' le nostre idee, le nostre assumption per il futuro. Noi siamo molto positivi, perché pensiamo che tutto questo mutamento ambientale, eccetera, sia una grande opportunità. Ci sarà da lavorare tantissimo, ci saranno grandi investimenti, per cui ci vuole anche così reciprocità da parte di chi fa industria e da parte di chi emette le leggi e i regolamenti. Grazie Presidente, io riprendo proprio l'ultima parola che ha utilizzato a conclusione del suo intervento, che è appunto reciprocità, perché reciprocità è un po' anche lo spirito con il quale stiamo organizzando questi momenti di confronto tra chi le filiere le guida, chi le filiere le alimenta e chi in questo caso, quindi noi, rappresenta il mondo istituzionale. Quindi quelle istituzioni, quel sistema paese che deve contribuire e deve supportare appunto le nostre filiere ad essere più competitive in Italia e sui mercati esteri. Ci ha raccontato della chimica, come ha utilizzato il termine infrastruttura tecnologica, e della natura trasversale dell'industria chimica a tutti quelli che sono i settori specialistici che guidano e trainano la nostra economia. Quindi è come immaginare veramente il motore della ripresa di tanti settori, di tanti comparti. Le ha chiamate le vostre industrie clienti, no? Quindi dal tessile alle costruzioni, ma poi veramente potremmo allungarci ad una lunga lista. Quindi un settore che è un comparto che chiaramente è cruciale per rendere effettiva, e non solo
solo contingente, questa ripresa, questa nuova boccata d'ossigeno che ci stiamo un po' dando nel guardare i numeri della nostra economia in risalita e anche del nostro export. Ci ha anche parlato di una, però non solo di opportunità, ma anche delle sfide legate alla crisi energetica, alla necessità di continuare per il vostro settore ad investire in R&D. Voi siete un'industria, come diceva lei, che deve necessariamente anticipare i tempi, quindi non potete non fare ricerca, non potete non investire in ricerca e sviluppo. Quindi l'altro elemento fondamentale che va a braccetto con lo sviluppo sostenibile, con l'investimento in una tecnologia e nell'innovazione. Quindi settore che è leader nell'innovazione, nella ricerca, che con la crisi energetica deve fare i conti con una serie di criticità anche strutturali importanti. E infine, anche questo un tema che vorrei riprendere poi nel lavoro ai tavoli, il fatto che il vostro è un settore molto regolamentato e quindi, come sempre, le posso assicurare che anche quando abbiamo trattato le altre filiere, quando abbiamo parlato dell'agroalimentare, quando abbiamo parlato dell'automotive, il problema della burocrazia e della regolamentazione che a volte crea dei colli di bottiglia diventa una criticità che molte nostre imprese fanno un po' fatica anche ad affrontare, proprio per le necessità e per le emergenze che ci si sono presentate nell'ultimo, soprattutto nell'ultimo periodo. Io, Presidente, la ringrazio, so che abbiamo degli spunti che riprenderemo dal suo intervento e che porteremo nei tavoli. Le rinnovo l'invito, il ringraziamento, ma anche l'invito da parte di SACE ad avviare anche una finestra di dialogo, di confronto tra SACE e che esiste già, ma rinforzarla ancora di più, e Federchimica, perché il lavoro sinergico, quella reciprocità di cui parlava lei, è l'unica strada da percorrere in questo momento per rafforzare il sistema paese, per rafforzare appunto le nostre imprese e la competitività delle nostre imprese. Grazie ancora, Presidente. Grazie mille. Dottoressa. Grazie anche per la sintesi, bravissima. Grazie ancora, grazie. Grazie, buona giornata. Grazie a lei. Allora, io vi avevo anticipato che nell'incontro di oggi l'obiettivo è anche quello di darvi una panoramica rapida, ma speriamo esaustiva, rispetto a quella che è l'attività, quella che è la mission, i prodotti e le soluzioni che SACE mette a disposizione delle imprese italiane, delle imprese della vostra, in particolare della vostra filiera, della vostra industria. Quindi io do il benvenuto, ringrazio per essersi collegato con noi il dottor Busiello, e come ha fatto già in altri laboratori, chiedo a Pasquale di aiutarci un po' a fare un po' di chiarezza rispetto a quella che è l'offerta del mondo SACE. Buongiorno Pasquale. Sì, grazie Mariangela e buongiorno a tutti. Allora sì, io proverò ad essere rapido in modo da poter offrire una panoramica su i servizi offerti da tutte le società del gruppo. Un gruppo che è composto appunto da SACE SPA, che è la capogruppo e che è specializzata in servizi di assicurazione del credito a medio e lungo termine e garanzie sia finanziarie che contrattuali, e dalle varie società quindi controllate, a partire da Simest, che opera sostanzialmente su tre linee di servizi a supporto delle imprese, che sono quelli dei finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione, il supporto all'export credit e lo strumento dell'equity. Abbiamo SACE BT, che è la società del gruppo specializzata in assicurazione del breve termine e nelle cauzioni, SACE SRV, che è specializzata nel recupero crediti, e infine SACE FCT, che è la società di factoring del gruppo. Operiamo tramite una rete domestica con uffici sparsi sul tutto il territorio e anche il supporto di una rete internazionale tramite 12 uffici in giro per il mondo.
supportiamo le imprese in tutto quello, il processo di espansione sui mercati internazionali, quindi a partire dalla prima fase in cui si vanno a individuare le prime opportunità all'estero, una fase in cui quindi si vanno a valutare nuovi clienti e mercati, e in questo caso possiamo supportarli con tutte le pubblicazioni del nostro ufficio studi che sono pubblicate appunto sul nostro sito, a partire dalla risk map, dal rapporto export che è un po' il prodotto di punta del nostro ufficio studi, ma anche tutti i vari approfondimenti di paesi e settori che vengono realizzati proprio con dei focus on fatti di volta in volta dal nostro ufficio studi. Organizziamo anche in questa fase di espansione, diciamo di individuazione delle opportunità sui mercati esteri, un supporto anche tramite degli eventi di business matching con appunto eventi con i quali mettiamo in contatto domanda e offerta con degli strumenti che poi approfondiremo anche dopo. Supportiamo le imprese poi anche nella fase di firma ed esecuzione dei contratti, quindi andando ad assicurare le vendite degli esportatori che appunto concedono delle azioni ai propri clienti esteri e con il supporto tramite le garanzie, quindi garanzie sia su linee di finanziamento che su linee di firma per partecipare a delle commesse estere. E ancora supportiamo le aziende nella fase di after sales, cioè nel momento in cui è necessario trasformare in liquidità dei crediti commerciali o partire appunto con delle attività di recupero del credito nel caso in cui sorgono delle difficoltà. Infine c'è la fase di massima espansione di un'azienda sui mercati esteri, cioè quando c'è un vero e proprio investimento all'estero da parte delle aziende italiane. In questo caso possiamo supportarle con gli strumenti di garanzia con su finanziamenti a medio e lungo termine, con lo strumento di equity di Simes o ancora con la polizza PRI per andare proprio a proteggere gli investimenti in paesi ad alto rischio politico. Andiamo subito quindi nel dettaglio dei servizi offerti, partendo dal ramo dell'assicurazione del credito. Possiamo intervenire quindi per proteggere il rischio di mancato pagamento da parte della controparte estera a fronte di delazioni concesse proprio dall'esportatore italiano in favore del proprio buyer estero, e possiamo farlo tramite diversi strumenti. Il primo è una polizza di SACE BT, la polizza BT 360, che è una copertura globale con la quale andiamo appunto ad assicurare l'intero portafogli di crediti che la società vanta appunto nei confronti dei propri clienti, e questo è l'unico caso in cui possiamo intervenire quindi anche andando a proteggere dei crediti verso debitori italiani. Negli altri casi dove invece andremo a selezionare soltanto dei determinati debitori, dobbiamo rivolgerci esclusivamente ai mercati esteri. Quindi questo è il caso della polizza BT Sviluppo Export, dove possiamo intervenire andando a assicurare dilazioni nei confronti anche di un singolo cliente estero o di una selezione di buyer esteri che l'azienda ha in portafoglio, andando a concedere un fido annuale a questo buyer, che potrà essere utilizzato in maniera rotativa all'interno dell'anno per appunto assicurarsi dilazioni di pagamento entro i 12 mesi. Step successivo è quello di non andare a intervenire soltanto sul singolo cliente, ma addirittura sulla singola spedizione tramite la nostra piattaforma Export Hub. Quindi in questo caso andiamo a coprire la singola spedizione che l'esportatore italiano fa nei confronti di una controparte estera, e andando a coprire quindi il rischio di mancato pagamento a fronte delle dilazioni concesse. Gestiamo tutto questo tramite una nostra piattaforma digitale che è raggiungibile dal nostro sito, quindi l'azienda in autonomia può inserire la richiesta di valutazione sul nostro portale, e in caso di esito positivo successivamente potrà perfezionare la polizza in maniera totalmente digitale. Ultimo strumento del ramo assicurazione del credito è la polizza BT Top Up, è una polizza di secondo livello che va ad integrare una copertura assicurativa concessa da un'altra compagnia. Quindi una copertura parziale concessa da un'altra compagnia può essere integrata con una polizza di secondo livello di SACE BT.
Vado rapido invece sul ramo dell'assicurazione del credito a medio-lungo termine, che è uno strumento di SACE SPA denominato credito fornitore, è destinato soprattutto alle aziende che esportano beni strumentali, quindi nel settore chimico, aziende che realizzano macchinari per il settore chimico farmaceutico. In questo caso possiamo intervenire con una polizza SACE SPA che va a coprire il rischio di mancato pagamento per dilazioni concesse fino a 5 anni in questo caso, e si può affiancare allo strumento dell'assicurazione del credito anche la possibilità di smobilizzare il credito stesso e quindi non attendere i 5 anni di dilazioni concessi, ma attraverso il meccanismo dello sconto, quindi incassare la liquidità al momento della spedizione. In questo caso ci sarebbe soltanto, diciamo, un obbligo di un 15% anticipato da pagare da parte del buyer estero, e il restante 85% può essere appunto dilazionato e oggetto di copertura della polizza assicurativa. Passiamo invece adesso alla linea delle garanzie, partendo dalle garanzie finanziarie. Come SACE SPA interveniamo con delle garanzie per supportare gli investimenti esteri delle aziende italiane, quindi possiamo supportare tutte le aziende che fanno attività di export andando a garantire i finanziamenti che vengono erogati dagli istituti di credito per supportare i progetti delle aziende, con una garanzia che è una percentuale pari al 50% del finanziamento erogato dalla banca. Quindi in questo caso andiamo in sharing con le banche su progetti di internazionalizzazione, e lo facciamo tramite anche delle convenzioni che abbiamo con quasi tutti i principali istituti di credito, che permettono appunto di rendere i processi anche più semplici e rapidi nella gestione appunto della garanzia. Il vantaggio in questo caso è duplice: ovviamente c'è un vantaggio per l'azienda esportatrice che vede comunque ampliate le proprie linee sia in termini di importo che di durata, da un lato; dall'altro lato c'è un vantaggio anche per la banca, perché sulla quota garantita da SACE ha un minore assorbimento di capitale. Stesso meccanismo quindi di condivisione del rischio al 50% viene utilizzato anche sulle linee di garanzie per le linee di firma, quindi in questo caso SACE non va ad emettere direttamente le fideiussioni, ma va a garantire la banca che emette le fideiussioni in favore dell'azienda italiana per partecipare a delle commesse estere. Quindi in questo caso possiamo intervenire con una garanzia al 50% su tutte le tipologie di fideiussioni richieste, quindi dai bid bond agli ad, dai performance bond fino ad arrivare ai warrant bond. Un altro strumento che offriamo a supporto delle aziende italiane, ma sempre tramite l'intermediazione delle banche, è lo strumento della conferma di credito documentario. In questo caso, quando un contratto commerciale tra un'impresa italiana e un acquirente estero è disciplinato tramite il pagamento con lettera di credito, la banca italiana che conferma la lettera di credito emessa da una banca estera può richiedere la copertura SACE sul rischio del credito, quindi sul rischio di mancato rimborso del credito documentario da parte della banca estera. E questo è uno strumento molto utilizzato in paesi dove appunto il rischio della banca estera è molto alto, e viene utilizzato con un livello di copertura che può arrivare anche fino al 100% del valore della lettera di credito. Un altro strumento che però in questo caso viene gestito dalla nostra rete internazionale è la push strategy. In questo caso si va un po' a ribaltare l'ottica di intervento, in quanto la push strategy è una garanzia che viene rilasciata su una linea di credito erogata da una banca in favore di un buyer estero con una linea di finanziamento che viene detta untied, cioè non ci sono già dei contratti commerciali sottostanti, ma c'è un impegno da parte del buyer estero ad utilizzare questa linea di credito garantita da SACE per l'acquisto di beni o servizi dall'Italia. E quindi è proprio grazie a questo meccanismo che gli eventi di business matching di cui parlavo prima trovano la loro massima espressione, in quanto mettiamo in contatto un buyer estero che beneficia di una linea di credito con tutte le aziende della filiera, favorendo quindi appunto l'incontro tra la domanda e l'offerta.
Chiudiamo il discorso delle garanzie con gli ultimi due strumenti, Garanzia Italia e la Garanzia Green, ultimi due anche in termini di tempo. Garanzia Italia è stata introdotta, quindi una misura emergenziale introdotta negli ultimi anni proprio per supportare le aziende in questa fase dovuta comunque di emergenza dovuta alla pandemia. La garanzia è una garanzia pari al 90% del finanziamento erogato dagli istituti di credito ed è una misura emergenziale perché è innanzitutto temporanea, quindi non è una misura standard che diciamo ci sarà sempre nei servizi di SACE, quindi al momento è attiva fino al 31 dicembre ma sarà prorogata anche per il nuovo anno e soprattutto non è una garanzia a mercato, quindi SACE non effettua una valutazione del merito di credito dell'azienda che potrà quindi richiedere la garanzia al rispettarsi di determinati parametri, ma soprattutto ha un costo già stabilito a seconda della dimensione dell'impresa, quindi non dipende dal rating che viene assegnato all'impresa ma soltanto dalla sua dimensione, quindi ha un costo che è pari a 25 basis point il primo anno, 50 il secondo anno e 100 basis point dal quarto al sesto anno. Questo sono i costi se l'azienda richiedente è una PMI, se non è una PMI sostanzialmente vanno a raddoppiare. Come anticipato, l'altra novità invece è la garanzia green che è stata introdotta con il decreto semplificazioni. In questo caso non si tratta di una misura emergenziale, quindi ci sarà una misura che troveremo sempre comunque disponibile tra i servizi offerti da SACE e soprattutto è una garanzia che viene rilasciata in seguito a un'analisi effettuata da SACE, quindi un'analisi sia del merito di credito dell'azienda ma soprattutto anche del progetto che l'azienda va a realizzare, proprio perché questa è una garanzia che può essere rilasciata in favore di tutti quei finanziamenti che sono destinati a supportare dei progetti in Italia che possono essere stabiliti green secondo quelli che sono i criteri della tassonomia europea, quindi tutti quei criteri che portano verso un'economia pulita e circolare e che portano comunque a un impatto positivo sull'ambiente e a un'accelerazione verso una mobilità sostenibile e multimodale. Si tratta di una garanzia pari all'80% del valore del finanziamento e ha una remunerazione a mercato che quindi dipende dal rating che viene assegnato all'azienda e dalla durata del finanziamento, ma che comunque può beneficiare di condizioni di mercato di maggior favore nel caso in cui ci sia un raggiungimento simultaneo di più obiettivi appunto stabiliti dalla tassonomia. Chiusa la parte di servizi offerti da SACE S.p.A. andrei su il supporto invece che le altre società del gruppo offrono a favore delle imprese italiane. Partendo dai servizi di factoring, la nostra società SACE F.C.T. eroga servizi di factoring sia in forma prosoluto che prosolvendo per trasformare appunto in liquidità i crediti che si vantano sia verso controparti estere che italiane, sia private che pubbliche. In particolare abbiamo messo a disposizione delle PMI una piattaforma di digital factoring che rende appunto il processo di sconto più rapido e intuitivo per tutte quelle diciamo quei crediti di importo minore. L'attività di recupero crediti invece viene gestita da SACE SRV che appunto gestisce le attività di recupero crediti sia in Italia che all'estero e lo facciamo diciamo secondo lavorando a success fee, cioè se il credito ha una scadenza inferiore ai 2 anni non ci sono dei costi di apertura pratica ma ci sarà soltanto una fee da pagare nel momento in cui effettivamente quel credito viene recuperato e sono delle fee che sono differenziate a seconda della geografia del credito e della durata, quindi secondo questo schema che vedete riassunto nella slide. Se invece il credito è scaduto a più di 2 anni c'è una fee da pagare per appunto l'apertura della pratica e poi la stessa fee per il recupero del credito soltanto effettivamente se il credito viene recuperato.
Infine, chiudo con una panoramica sui servizi offerti da Simest. Simest, come anticipato, opera secondo tre linee di intervento. La prima è quella del supporto all'export tramite un contributo in conto interessi. Questa tipologia di operazione si può andare ad inserire in quello strumento citato prima del credito fornitore con lo sconto. In questo contesto, appunto, l'intervento di Simest consiste in un contributo in conto interessi per abbattere appunto il tasso di sconto dell'operazione e rendere appunto l'operazione più competitiva per l'azienda italiana che effettua l'esportazione. Altra linea di intervento è quella degli investimenti in equity. Simest può partecipare al capitale sociale di aziende estere nella misura massima del 49% e può partecipare ad aziende greenfield, quindi neocostituite, oppure anche per aumenti di capitale di società estere controllate da aziende italiane. Infine abbiamo il ramo dei finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione. Sono dei finanziamenti agevolati appunto con un tasso che è prossimo allo zero e sono destinati a supportare i progetti di internazionalizzazione delle imprese. Nella versione che è attualmente operativa, i finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione sono a valere sulle risorse del PNRR e quindi sono attive tre tipologie di finanziamenti agevolati per i quali si può fare richiesta in maniera digitale dal nostro sito. Il primo è quello che riguarda la transazione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale. Il secondo riguarda invece la partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali. Il terzo invece riguarda dei finanziamenti destinati allo sviluppo del commercio elettronico, quindi per permettere alle aziende di penetrare in determinati mercati esteri attraverso la creazione di siti di e-commerce. Con questa che è una rapida panoramica su tutti i servizi offerti dal gruppo, concludo la presentazione lasciandovi i contatti dei nostri uffici, ma soprattutto rinnovando la disponibilità da parte mia, ma anche di tutti gli altri colleghi, a contattarci per valutare insieme tutte le possibilità di intervento, quindi laddove ci sia comunque una attività destinata a sviluppo sui mercati esteri o comunque possibilità di intervento da parte del gruppo, noi siamo a disposizione per approfondire tutto il supporto che possiamo rilasciare. Intanto vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Pasquale, grazie per questa carrellata, per questa corsa che però come sempre è ricca, esaustiva e ci dà un'idea delle tante soluzioni, delle tante misure messe a disposizione da Sacher. Abbiamo parlato, abbiamo cercato di inquadrare le sfide e le opportunità dell'industria chimica. Col dottor Busiello abbiamo invece fatto un approfondimento verticale sul mondo Sacher. Facciamo un passo, come dire, indietro rispetto a quella che era la tabella di marcia iniziale e chiedo alla regia di passarmi in video il presidente Scaccabarozzi, che ringrazio, il presidente di Farmindustria, che più volte ha raccontato, l'ho ascoltato raccontarci della farmaceutica Made in Italy, delle sfide in termini di formazione specialistica, in termini di manifattura d'eccellenza, e quindi ci tenevamo molto ad averlo qui con noi, quindi lo ringrazio per aver accettato l'invito. Buongiorno Presidente. Buongiorno Mariangela. Cerchiamo di capire con lei, andando un po' più nello specifico, più nel dettaglio rispetto a quella che è l'industria farmaceutica, dove siamo adesso, quali sono le opportunità, le sfide, tenendo un occhio anche a quella che è in un'industria, in un momento nel quale il ruolo delle competenze specialistiche è centrale, è fondamentale, capire anche quanto l'industria farmaceutica su questo sta investendo e sta lavorando. Io credo che Farmindustria non abbia bisogno di presentazioni, soprattutto per le aziende che ci stanno ascoltando, che sono un po', diciamo, addetti ai lavori, all'Associazione delle Imprese del Farmaco. Voi operate, siete nati nel 1978, oltre 200 aziende associate, 67.000 addetti. Un dato interessante sulla gender equality che mi piace sempre ricordare, perché siete un'industria sicuramente con un dato interessante in termini di composizione di gender e anche generazionale. Quindi non
rubo altro tempo, le lascio la parola e grazie ancora per essere intervenuto oggi. No, grazie a lei Mariangela. Proverò a fare un piccolo focus, un piccolo, diciamo, percorso su quello che oggi l'industria farmaceutica in Italia e su quello che rappresenta. Vediamo se... ecco, perfetto. Qualche numero intanto, magari qualche numero di dettaglio, qualcuno lo ha già detto lei. Noi siamo un settore che ha un valore della produzione direi molto importante, perché siamo arrivati a 34 miliardi di valore. Abbiamo un ruolo di primo piano in Europa insieme a Francia e Germania, un ruolo che abbiamo conquistato negli anni, perché qualche anno fa non era così, eravamo ben distanti, ma poi siamo molto cresciuti. Pensate che oggi il valore della spesa farmaceutica pubblica nel nostro paese è intorno ai 14 miliardi e noi ne rappresentiamo 34 solo di valore di produzione, e questo ci fa dire che siamo un settore che rende al paese più di quello che prende in termini di prodotto interno lordo, in termini di occupazione, soprattutto anche in termini di esportazione. Qui vedete, noi esportiamo ormai l'85% della produzione. Io, che sono in questo ruolo da qualche anno, devo dire ho visto crescere questo numero in maniera esponenziale negli anni, perché quando sono arrivato eravamo intorno al 60, poi siamo arrivati al 70, ci sembrava un numero già importante parlare dell'80%, oggi siamo all'85%, abbiamo la crescita più alta tra tutti i big della farmaceutica europea, perché negli ultimi anni siamo cresciuti veramente tanto. Investiamo ogni anno nel nostro paese circa 3 miliardi, 1 miliardo e 6 diretto in ricerca e sviluppo, 1,4 in produzione, e occupiamo 67.000 persone. Diciamo che questo è l'asset forse più importante che abbiamo all'interno della nostra industria, perché oltre a queste 67.000 ce ne sono più o meno altrettante, se non un po' di più, nell'indotto, e per il 90% sono laureati o diplomati. Abbiamo un'ampia presenza di donne. Io dico sempre che siamo il settore che più di ogni altro impiega le donne, con una percentuale superiore al 40%, con una percentuale superiore al 40% anche in ruoli di primaria responsabilità dirigenziali, ma addirittura la maggioranza dei nostri ricercatori, credo che sia intorno al 52-53%, è donna, e di conseguenza, siccome la nostra ricerca produce innovazione, io sono orgoglioso di dire che da uomo l'innovazione nel nostro settore è donna. Come dicevo prima, noi investiamo 1 miliardo e 600 milioni direttamente in ricerca e sviluppo. Qui vedete qualche numero, come è cresciuto questo investimento negli ultimi 5 anni, com'è importante in termini di valore aggiunto, perché è 10 volte la media nazionale, e soprattutto il 95% è la crescita che noi abbiamo avuto per quanto riguarda la ricerca e sviluppo in partnership negli ultimi 10 anni, perché la ricerca è molto cambiata. Negli anni 60, per una quarantina d'anni, si è fatta una ricerca che chiamiamo closed innovation, perché era chiusa all'interno dei nostri laboratori, che è stata molto produttiva, però dopo 40 anni non produceva più. E quindi siamo passati a un modello diverso di collaborazione esterna, pubblico-privato, con le start-up, in partnership con i centri di ricerca, e questo ha portato a una produttività incredibile. E abbiamo una specializzazione per farmaci biologici, vaccini, plasma derivati. Ormai la nostra ricerca è molto focalizzata anche su farmaci orfani, terapie avanzate, che in sostanza questa piccolo box può essere riassunto con due parole: terapie personalizzate, ovvero terapie fatte per la persona in modo tale di dare alla persona giusta il farmaco giusto nel momento giusto. Abbiamo anche un ruolo crescente nella sperimentazione clinica nel nostro paese. Noi investiamo ogni anno circa 700 milioni in ricerca clinica, e qui vedete delle percentuali molto interessanti, perché la nostra quota mercato all'interno dell'Europa è molto cresciuta. Eravamo al 17% solo 5-6 anni fa, oggi abbiamo il 22% di tutti gli studi che si fanno in Europa si fanno in Italia, e sono studi importanti, perché il 42% degli studi è fatto su biotecnologie e terapie avanzate, addirittura il 32% su malattie rare. Dico questo e aggiungo anche che il 48% è sulle fasi precoci, perché spesso molti denigratori che parlano senza sapere di cosa parlano, dico che noi abbiamo una ricerca
che va su farmaci non nuovi, sono su biotecnologici, le industrie non sono interessate alle malattie rare, abbiamo solo le fasi tardive delle sperimentazioni. Ecco, questo non è vero, perché questi sono dati, tra l'altro, che emergono dall'Agenzia Italiana del Farmaco, perché noi tutti gli studi devono essere autorizzati e c'è un repository in cui troviamo tutti questi dati. Quindi è una ricerca che ha un valore crescente, è un valore che è sempre più importante nel nostro paese. E vi do anche un dato interessante, che abbiamo recentemente fatto uno studio che fa vedere che per ogni euro investito in ricerca c'è un ritorno di 2,77 euro in generale per il Servizio Sanitario Nazionale, perché nella ricerca clinica noi ci accogliamo praticamente tutto quello che riguarda il paziente, dai costi di diagnosi, ai costi di qualsiasi tipo di costo. E addirittura questo sale a 3,8 negli studi clinici in oncologia. Quindi anche in questo caso rendiamo più di quello che prendiamo. Siamo anche un settore dove negli ultimi 5 anni è cresciuta più che in ogni altro l'occupazione, con spazi crescenti per i giovani. Qui vedete un confronto con tutto il resto dell'industria manifatturiera. Noi vediamo che nei 5 anni la variazione cumulata dell'occupazione è del 12% e addirittura, per quanto riguarda gli under 35, del 19%. Questo è un bel dato, perché fa vedere anche come cresce la percentuale dell'under 35 sul totale. Noi abbiamo abbiamo il 21% del totale della nostra occupazione che è fatto di ragazzi sotto i 35 anni, ed è un dato che è molto importante ancora una volta. Siamo la prima per specializzazione in attività di formazione, soprattutto per quello che riguarda le soft skills. Qui vedete ancora una volta il confronto con le altre industrie, con i servizi e con il totale, mettendo insieme tutto. Fatto 100 la farmaceutica, vedete quali sono i valori, ed è importante soprattutto quello di acquisizione di nuove risorse umane, perché siamo sempre alla ricerca di nuovi modelli per cercare di anticipare scenari futuri, perché il problema che abbiamo noi, che poi non è un problema, è una grande opportunità, che i cambiamenti che avvengono nel nostro settore avvengono con una velocità incredibile. La parola chiave dei nostri cambiamenti è proprio velocità, e quindi dobbiamo essere in grado di anticipare scenari futuri, di avere quelle capacità di problem solving, di adattarci ai nuovi contesti. Pensate solo al nuovo contesto creato purtroppo dalla pandemia, la capacità di lavorare in gruppo e di interagire con altre persone, e soprattutto sulla capacità di elaborare quelle idee originali che ci servono per anticipare quegli scenari futuri, e quindi avere delle nuove risorse umane che siano riqualificate con delle competenze diverse rispetto a quelle che erano richieste fino ad oggi. E devo dire che stiamo facendo anche un lavoro importante per quello che riguarda il futuro. Il nostro futuro è fatto di un lavoro sicuramente di alta tecnologia con nuove competenze. Abbiamo fatto anche qui c'è un dato fornito da PricewaterhouseCoopers su un'indagine che è stata fatta sui CEO farmaceutici, e fa vedere qual è il legame tra digitale e occupazione, e lo vedete che come c'è una risposta molto importante, perché il 49% dice che sicuramente è un legame in crescita, e vi fa vedere quali sono le nuove figure che servono. Sono figure che fino a qualche tempo fa non erano contemplate nelle nostre job description, tipo il Chief Digital Officer, i team di Advanced Analytics, gli esperti di sicurezza cibernetica, ma anche gli esperti di digital marketing. Sono delle figure operative che stanno sempre più prendendo piede all'interno delle nostre imprese. Sono figure qualche volta difficili da trovare, per cui ci siamo messi anche a lavorare nella preparazione degli addetti per il presente e per il futuro nell'industria farmaceutica. Infatti abbiamo fatto un lavoro che, in questo scenario di accelerazione tecnologica in cui vi dicevo la parola chiave è la velocità, i fattori chiave sono invece le competenze, la formazione continua e le nuove professionalità. Quindi abbiamo cercato di riqualificare, quindi di far evolvere i ruoli esistenti, ma anche quella di identificare nuove figure professionali con competenze che siano avanzate, che non vanno a sostituire le figure già presenti, ma che si affiancano e interagiscono con loro. Spesso ci piace usare la definizione non di competenze nuove, ma di competenze aumentate, di competenze allargate, nel senso che abbiamo sempre più bisogno di specialisti che abbiano le competenze core per lavorare nell'industria farmaceutica, ma che trasversalmente
si dotino sempre di più di quell'aumento di competenze che non devono fare di loro degli esperti nella competenza specifica aumentata, ma che devono possedere questa competenza per essere al pari con quelle che sono i requirement del futuro. Abbiamo identificato addirittura un centinaio di nuovi profili professionali e all'interno di questo centinaio addirittura non siamo stati ancora in grado di definire tutti i job content, visto l'evoluzione continua che c'è in questa direzione. E abbiamo e stiamo lavorando, credo bene, con alcuni partner, con alcuni progetti, e qui abbiamo cercato di farvi vedere qual è il contributo che cerchiamo di dare per l'istruzione, per esempio non universitaria, in termini di occupazione, occupabilità, orientamento e informazione. Lavoriamo con un progetto stato molto importante con gli ITS, gli istituti tecnici superiori, perché c'era un'esigenza da parte delle nostre aziende di avere delle persone che fossero non solo preparate, ma preparate per quelle che erano le nostre esigenze. Credo che questo sia stato un lavoro straordinario che abbiamo fatto, perché è stato sottoscritto un protocollo nazionale con la rete della Fondazione, e soprattutto abbiamo contribuito alla formazione mettendo a disposizione esperti aziendali che potessero portare il loro contributo. È stato un progetto che ha portato anche ad avere dei ragazzi in stage all'interno delle nostre imprese, e la cosa che orgogliosamente mi sento di dire è che il 100% di questi stage si sono risolti con l'assunzione, quindi vuol dire che c'era la necessità di avere queste figure, ma c'è stato anche da parte dei ragazzi e da parte degli istituti una collaborazione straordinaria per poter mettere queste persone nelle condizioni di essere in grado di poi di performare e di mettere a disposizione le competenze che nel frattempo avevano acquisito. Siamo stati i primi, credo, a firmare con il MIUR un progetto di alternanza scuola-lavoro in filiera, e devo dire che questo è un altro obiettivo che ci siamo preposti, quello di far conoscere agli studenti il nostro mondo, di farli appassionare e di orientarli nella scelta universitaria e lavorativa. Devo dire che questo lavoro è stato fatto con una serie di associazioni anche di categoria, territoriali, con i sindacati di categoria, e siamo andati in varie regioni, e quindi sono state erogate molte ore, come vedete, di didattica. Ci sono state parecchie aziende che sono state coinvolte, e soprattutto all'interno delle aziende un numero cospicuo di esperti aziendali che si sono messi a disposizione. Però portiamo avanti anche altri progetti, iniziative rivolte ai giovani delle scuole secondarie. Un'iniziativa molto bella si chiama Geni a Bordo, anche questa serve per far comprendere ai giovani attraverso un tour nelle biotecnologie il valore del biotech, e soprattutto nel cercare di spiegare a loro con parole semplici dove ci stiamo orientando con la nostra ricerca. E addirittura da questo punto di vista facciamo anche delle iniziative sull'uso consapevole del farmaco. Io dico sempre che il farmaco deve essere usato quando serve, al momento giusto, nella persona giusta, e il farmaco serve sempre solo quando ce lo prescrive un medico. Quindi adesso non prendete a male di quello che vi dico, io dico sempre che il farmaco è un male talvolta necessario quando diventa necessario, non quando ce lo dice il dottor Google, non quando ce lo dice un amico o un genitore, ma quando ce lo prescrive un medico. E quindi è importante anche creare la cultura dell'uso consapevole e dell'uso corretto del farmaco. Noi con questo vado rapidamente alla conclusione. Crediamo, proprio per tutto quello che vi ho detto, di essere un asse strategico per l'Italia. Ovviamente quello che è necessario è una strategia complessiva. Noi siamo ancora un paese che lavora molto nell'ottica dei silos, mentre ormai tutto il mondo ha una un'evoluzione dinamica, con quel circolo che vedete, abbiamo cercato di rappresentare in questa slide, che mette insieme salute, efficienza, sostenibilità, crescita scientifica ed economica, dove la farmaceutica può giocare un ruolo importante per tutto quello che rappresenta. E credo che tutto questo passi dal fatto che si devono avere le giuste competenze, quindi la formazione è essa stessa politica industriale, perché a me è capitato spesso di andare all'estero insieme al Ministero dello Sviluppo Economico per alcune iniziative, per cercare, per esempio negli Stati Uniti, di convincere gli investitori ad arrivare in Italia, e quando portavamo degli investitori che già investivano in Italia, la cosa straordinaria che dicevano: noi già investiamo perché
l'Italia ha due asset importanti, la qualità e la qualità delle risorse umane, che ovviamente sono collegate perché la qualità la esprimi solo se hai delle risorse umane di qualità. Quindi da questo punto di vista crediamo che questo circolo lo abbia evidenziato ancora di più la pandemia che abbiamo vissuto, perché noi abbiamo vissuto in questo periodo molto difficile un'esperienza che ci ha insegnato ancora di più che non c'è salute senza economia, quindi parliamo di sostenibilità e di efficienza, ma non c'è nemmeno economia senza salute, perché come ha dimostrato questa pandemia, questo virus, seppur aggressivo, ha messo in ginocchio non solo l'economia di un paese, ma l'economia del mondo e anche la socialità. Quindi crediamo di continuare a poter dare questo contributo e continuare ad essere nel futuro anche un settore che può essere un asset veramente strategico per l'Italia. Vi ringrazio per l'attenzione e con questo io mi fermerei qui e ridarei la parola a Mariangela. È stato un intervento che mi è piaciuto particolarmente perché ha messo l'accento su quanto è importante investire sulle nuove generazioni, che poi sono quelle che porteranno, che guideranno anche la ripresa delle nostre filiere e della nostra industria. Quindi noi possiamo sederci al tavolo tra addetti ai lavori, ragionare su quelle che sono le sfide di chi lavora, dell'industria, però poi alla fine la differenza la fa veramente chi decide di avvicinarsi ai settori strategici della nostra industria e diventarne parte e quindi guidarne la crescita nel medio-lungo termine. Quindi molto belle le iniziative che ci ha raccontato, ci ha parlato di un'industria farmaceutica che ha portato la quota di export negli ultimi anni, ha incrementato tantissimo la quota di export negli ultimi anni. Io mi ero segnata che nel quinquennio 2015-2020 l'export ha superato l'80%, se non di più, della vostra produzione, e ci ha parlato di un'industria che è fortemente immersa in una rete di anche partnership strategiche, dalle università, i parchi scientifici, il mondo delle start-up, quindi anche il mondo delle istituzioni. Quindi sono contenta che l'incontro di oggi è stato anche un momento, lo dicevamo anche prima col professor Lamberti, un momento di incontro con il mondo delle istituzioni che rappresentiamo oggi come SACE. La ringrazio anche perché ci ha ricordato quello che è il valore del biotech, e mi è piaciuto molto quando ci ha parlato di un uso consapevole del farmaco. Ecco, questo è anche un altro messaggio che abbracciamo e che confermiamo in pieno, e che non c'è economia senza non c'è salute senza economia, e non c'è economia senza salute. Quindi l'ho citata perché alcune delle frasi e degli statement che ci ha lasciato li riprenderemo anche nel lavoro ai tavoli che faremo adesso con le aziende. Io ringrazio veramente la testimonianza del dottor Lamberti e del dottor Scaccabarozzi, perché di questi dei trend, delle dinamiche della filiera ne potevamo parlare noi sicuramente in SACE, ma dare voce a chi in realtà la filiera la sta guidando è sicuramente la strada migliore anche per le aziende che ci stanno ascoltando, per avere una view obiettiva da parte di farmindustria e di Federchimica.